Ciao a tutti, bentornati! Lo desideravo da tanto questo, lo Skyride Adventures dei Sylvanian Families. Anche questa è una novità che è arrivata nei nostri negozi tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018. Ed è troppo carino! Che cos'è? Una sorta di mongolfiera? Una mongolfiera però con... non lo so, forse con tanto di pedali, perché qua vedo che ci sono anche le ruote, quasi come se fosse un po' una bicicletta. La trovo bellissima, proprio un aspetto retro, un po' d'altri tempi. Guardate quanto è carina! Poi all'interno abbiamo anche degli altri accessori, c'è la valigetta e poi abbiamo qua un uccellino, una mela, delle banane, un croissant, un piattino e una bella tovaglietta per fare un picnic. Guardate che belle le immagini anche qua. Ah, che meraviglia, che carini. Vedete, qua c'è la famiglia dei Chocolate Rabbit che si va a fare un bel viaggetto e tutti sono lì a guardare. Magari sono anche un po' preoccupati. Chi ha paura dell'altezza? Io soffro di vertigini tantissimo. È proprio carino. Vedete, qua ci fa vedere come c'è la levetta che si può alzare e abbassare per tenerlo fermo, oppure se vogliamo farlo scivolare magari giù per una discesa. Come sempre bisogna avere più di 3 anni. Adesso lo vado subito ad aprire. Secondo me da montare non c'è niente, sinceramente, quindi mi sento proprio ottimista. Ma di solito, dai, non c'è praticamente mai niente da montare. A volte ci sono gli adesivi, ma da incollare, ma non credo neanche che sia questo il caso. Troppo bello questo. Allora, che bello! Lo sapete che da aperto non l'ho mai visto? No, qui abbiamo i nostri accessori, la bella valigetta e qua il nostro Skyride. No, è tutto montato, bellissimo! Che emozione! Ecco qua. Tolto tutto dalla scatola. Ecco qui, lo tolgo anche dalla busta. Ma com'è bellino, mamma mia! Oddio! È meraviglioso! Qua è fatto tutto di stoffa. Ma che bello che è! Scusate, sono un attimo incantata, lo so che devo continuare a parlare con voi, ma sono incantata perché è troppo bello, è troppo tenero. Guardate, allora qua dietro ha l'elica che gira, poi ha un'elica più piccola anche davanti, le ruote girano e qui davanti cosa c'è? C'è il posto per un cucciolo dei Sylvanian, per un piccoletto! Ma è bellissimo! Ah, e qua c'è la levetta che vi dicevo, qua sotto. Ecco. Così. E così si impenna però. Oh, ecco. Così sta fermo. È meraviglioso! Sono troppo contenta! Sono troppo contenta! Poi, spoiler, attenzione! Mi pare che Eleonora... Uele, qualche giorno fa mi hai chiesto dell'hot dog van, cioè del carretto degli, no, più che del carretto, proprio del furgoncino degli hot dog dei Sylvanian. L'ho preso ieri, quindi nei prossimi giorni apriremo anche quello. E sapete che non è più tanto facile da trovare? Ne era rimasto solo uno in negozio, ma adesso concentriamoci sullo Sky, com'è che si chiama? Sullo Skyride Adventure. Allora, questi sono i nostri accessori. Abbiamo la valigetta e io andrei a sistemarla qua sotto. Oh, che si apra? Aspettate, perché secondo me qua niente è lasciato al caso. Infatti. Apriamo anche qui perché qua c'è la tovaglia.
oltre ad esserci il nostro catalogo, ovviamente. Guardate la tovaglietta per il picnic. Adesso apparecchio anche per il picnic qui. Ecco la nostra tovaglietta. Mettiamola qua. Oh, piattino. Ci mettiamo una briochina. Banane. Qua un giochino ovviamente per il piccoletto. Qua una mela. Tutto pronto per il picnic. E chi ci mettiamo sopra questo Skyride? Io ho pensato di concedere alla coppia dei Cottontail, ad Aaron e Sorrel, un momento tutto per loro, anche in vista di San Valentino. Wow, che romanticismo! E quindi adesso li vado a sistemare sopra. Sono troppo bellini. Eccola qua. Allora, mi ha sistemato Sorrel. E adesso mettiamo anche Aaron. Eccoli qua, la nostra coppiettina. Che carini che siete. Bellissimo sto giocattolo. Ma poi guardate tutti i dettagli come sono fatti bene, le ruote dorate, qua sopra tutto in stoffa. E dentro c'è anche lo storybook The Chocolate Rabbit Go Flying. Una bella storia da leggere. It was a nice day and everyone in the Sylvanian village was visiting the sea breeze cape together. While the children were playing, Freya the chocolate rabbit girl and Cream the chocolate rabbit baby found a blue baby bird in the rocks on Adventure Island. Cosa dice? Dice che era una giornata bellissima e tutti al villaggio Sylvanian erano andati in visita nella costa, la costa Breeze, insieme. Mentre i bambini stanno giocando, Freya, la ragazza dei conigli cioccolato, e Cream, la piccola dei conigli cioccolato, trovano un cucciolo di uccellino azzurro sopra gli scogli dell'isola Avventura. E poi va avanti la storia. È una storia proprio carina da leggere. Ci sono anche le immagini. Vedete, qua ci fa proprio vedere la nostra Freya con Cream, la sua sorellina piccola, che hanno trovato questo piccolo uccellino azzurro, che è proprio questo. Ecco, che c'è qua nel nostro set. E poi la storia va avanti, va avanti. Qui vediamo Freya con la Stripped Cat che va a casa della famiglia Scoiattolo. Ah, e lui costruisce che cosa? Costruirà una... Ma dai, costruisce questo! Costruisce lo Skyride. Beh, questo non lo so ancora perché non l'ho letto tutta la storia. Però guardate che belle! Freya con il suo papà e Cream sorvolano sopra l'isola. Una bella storiellina da leggere. Mi piace troppo questo gioco! Troppo, troppo, troppo! Adesso voglio vedere se ci sta tutto in valigia. Se riesco a farci entrare tutto. E chiuderla anche la valigetta, chissà. Forse sì. Sì, perché i giocattoli dei Sylvanian Family sono super intelligenti. Valigetta qua sotto. E via, siamo pronti per volare. Ah, ma che bello, fa proprio sognare questo gioco. Mi piace troppo, sono proprio contenta di avervelo presentato. Molto, molto contenta. È bellissimo, compratelo anche voi. Sapete che non costa tanto questo playset? No, no, a differenza di altri, ha un prezzo assolutamente abbordabile. Decisamente, decisamente. Bene, la puntata è finita, io sono tornata, sono quasi tornata normale, non di testo ovviamente, quello ormai non c'è più speranza, con la voce, sono quasi tornata normale con la voce. Un bacione a tutti, mi raccomando iscrivetevi al canale e soprattutto commentate perché mi piace sempre tanto chiacchierare con voi. Un bacione, alla prossima!